Pronto? Allo, allo? Allo, se Tenderini? Se Tenderini? Direttore! Qual è? Alla Senna! Alla Senna, che... Attends, qu'est-ce que tu fais? Attends. Je fais le contrôle! Pour vous! Non, c'est va, c'est quoi ça? Fais-moi voir, dedans, là là! Mais c'est terrible, Mais tu peux pas nager, hein? Tu peux pas nager! Tu non ma puoi nuotare. Qui gareggeranno. Ma sì, è qui alla Seine. Ma guarda che è una roba allucinante. Allucinante. Allora, buongiorno. Direttore. Senti, siamo arrivati. Oh, i quota. Le quota. Le quota. All'Equateur. Sì, a Parigi. A Parigi. E a ce moment. A ce moment. Il 40 gradi. No, degré. Pourquoi? No, quarantin, tu la metti là, del Paltrinieri, sei originale, Grande. Grande. Questo è Greg. Questo è Greg, guardatela bene, inquadratela bene. Iniziamo da Greg. Ah, e iniziamo da Greg. Sì, perché è il quoto più quoto di quoto. Perché, allora primo dovrà nuotare qua in questa... Come Greg, intanto in bocca al lupo, non ti prende malattie... Né te né altri ragazzi, no, ok? Non prende malattie. Sembra un va mica al Moulin Rouge, eh? No, a prendere malattie. Sa, c'è la sense. Le analisi dei suoi imbizzi, che poi non si dica che i suoi imbizzi e Tenderini, con i quadri, non fanno anche le analisi. No, le facciamo le analisi. Le analisi, perché non se ci prendiamo a quelle dell'acqua, perché se andiamo a fare quelle degli atleti, le fermeremmo tanto. Ah, non italiani. Non italiani. Allora, qual è l'analisi? Qual è l'analisi di questa? Fare le analisi ai cinesi. Cinesi, e poi quella di chilometri, perché poi guarda fino in fondo. Posso dire una cosa seria? E dimmi. Fanno gareggiare i cinesi e hanno fermato per 8 anni quel poro disgraziato di Alex, per cui ci tengo a dire una cosa seria. Alex che sulla Svart. Ah no, certo, no, perché per c'era cui... anche di Giorgio. No, io intendevo quel ragazzo che per 8 anni l'hanno tolto e fanno gareggiare sti zozzoni. Che c'è la tigre? No. C'è la tigre, c'è okay. Ci sono le animo. Per cui iniziamo, direttore. Greg. E ti gonfi il pet. Greg vince una medaglia. Scusami, ma è tutto dritto qua. Sì. Cioè praticamente sì, però devono girare. In che senso? Ma che è tonda la Senna? No, non è tonda, è tutta regulier. Cioè, sì, tutta, però è a giro, no? È a giro, sì. Fanno sì. i giri. Con la mute e senza la mute. Allora, a secco, perché no? Perché poi dopo... Greg vince una medaglia. Mo se la vince in piscina o la vince... Ah, perché c'è anche il tema 800-1005. Sì, o la vince in piscina o la vince sul fiume. Se fa un preservativo, Pasquet preservativo. Bella. Ne danno 200.000 lì. Addirittura. Sì. E fanno tanto sex dentro. Sì. Ma il letto, c'è de carton. C'è de carton. E guarda che... E le materasse c'è de plastica. De plastica e per qua fare? Per l'ecosistema, no? Certo. Per l'ecosistema. Certo. E poi guarda che merda. Sì. Allora, vabbè. Greg è una medaglia, dai. Di colore. No, portiamo sfiga. Ah sì, ma no, mai portato sfiga Greg Paltrinieri. No, però vita nostra. Ecco lì. Mamma mia, il bicchiere dentro è diventato bianco. Bianco, là là, mamma mia. C'è una posso dirti un'altra cosa? Io credo che le donne nel fondo possano, nelle gare, possano vincere. Ah, quindi. Mi sento un'altra medaglia lì. Sì. Ti senti un'altra medaglia? Quindi partiamo però dal fondo. Però non mi chiedere chi delle due. Arriviamo alla piscina, all'800 e 1005, quindi lì. Vabbè, te l'ho detto, o lì una la prende. Vabbè, quindi passerebbe alla storia, perché un Paltrinieri. Non sta alla storia. No, passerebbe alla storia di più, perché sarebbe il primo. A chi gli vuoi dire questo ragazzo? A chi gli vuoi dire questo ragazzo? È simpatico. Bello, però io non so. No, vabbè, bisognerebbe chiedere alla Flamingo, che peraltro oggi purtroppo ha perso. Rossella. Lui ci pensa lui a portare la medaglia in famiglia, anche se lei può vincerla sempre. Al grattacielo, perché sai che sta sì. Al... Mi fai finire? Scusa, no. Per cui lui è simpatico, Per cui quello. A posto. Oh, allora partiamo, il biondo.
Allora, il bio, qual è il biondo? Il biondo tinto? Il biondo è Martinenghi. Ah, beh, ha azzardato, sai, no? Oggi le batterie, siamo fortunati perché abbiamo visto le batterie, no? Abbiamo visto le batterie, eravamo lì, sì. Sì, abbiamo visto, poi siamo andati via perché lì faceva freddo, pioveva qui, c'è il sole. Ah, sei un po' strana, ma dipende dalla zona. Esatto, no, ma dipende da dove ti sposti, capito? No, perché io volevo fare una panoramica, vedi che è una panoramica... Che sembra un grande... arriva pure Asterix con Panorama. Sì. Senti, Martinenghi, lo sai che è difficile, però... se può fa. So tanti. Oh, bronzo, fu bronzo a Tokyo. Esatto. Tokyo. Adesso c'ha... Senti, l'inglese mi... Il PT. Però è il cinese che ci preoccupa, no? Però oggi non è andato fortissimo. No. Bisogna vedere quello che hanno fatto. Senti, ma è un po' una vasca un po' lenta, no? Che dici? Beh, i ragazzi si sono lamentati, no? Dice che è troppo bassa. È troppo bassa. Poi dalle batterie, insomma, non so, dalle staffette, i frazionisti non sono visti tempi eclatanti. Potrebbe essere una vasca non velocissima. Potrebbe. Però... Potrebbe. Se non è veloce quella, la mandiamo tutti sulla Senti, finna. Esordio di... perché cioè tutti quanti i salotti acquatici che abbiamo fatto, così, i quoti, sì, i super quoti, che ormai sono storia di questo... Andiamo con le però c'è un tema, c'è il tema Thomas Ceccone, oddio. Che... Oddio, quello cioè veramente una roba... Non era mai successo, no? Che gli vuol dire a sto ragazzo? Senti, va podio, sì. Podio... E poi lui con la sua immensa classe, sì, però la sua Tenderini, grande testa, per me può vincere, dai. 100, allora, facciamo... 100 dorso. Fa anche, ritocca il suo record del mondo? Sì, sì. Quello... In batteria? Ma in batteria. Piedi non è importante. E lo so, beh, certo. Vinca. E vinca, però in batteria potrebbe anche far vedere, insomma, vabbè, voglio dire. Sì, sì, però secondo me lui ci sarà la sua... consacrazione a fenomeno. Però ci sono i 200 che lui ha nuotato quante volte nella sua vita? Una/due? Allora, lui secondo me i 200 li fa perché non c'è il fenomeno che li fa, giusto? Non c'è il grande campione. Però perché i russi non ci stanno, come i bielorussi non ci stanno. Però senti, su 200 io non te so dire, ok? Andiamo sul 100 che vince. Ok, quindi una medaglia. Se non vince, si incazzerà con me. Per cui... Certo, beh, terza anche medaglia. Perché se arriva secondo già va bene. No, va sì, bene. Secondo Olimpiadi che è una sconfitta. Sì, però insomma, Ceccone. No. Il nostro Phelps all'italiana. Lui torna con più di una medaglia. Perché ricordati che ci sono anche le staffette. Ecco, okay? Perfetto. Okay. Quindi la quadarella. Perché come hai visto la Ledechi oggi sui quattro? Bella. Sì, hanno giocato tutte e due. La Titmus è là. Allora, la quadarella secondo me sui 1500 non dovrebbe avere problemi. Senti, ma si può dire che la quadarella è la sex symbol di questa nazionale, perché su tutte le riviste, tutti i giornali, ne esce fuori una quadarella in costume sempre da bagno, due pezzi. È una bellissima ragazza con fisico. E poi se lo merita, scusami, è una campionessa. Quanti anni so che vince medaglie? 10? Però manca il sigillo reale. Lo so, però quello è difficile. Ragazzi, ma c'è quel fenomeno. 800-1500. Quella sui 1500 potrebbe gareggiare con gli uomini nelle Dechi, dai. Anche se, devo dire, l'hai vista, si è sfinata. Sì. Si è sfinata, vabbè. Si è allungata. È diventata, insomma, più femmina. A lei sono venuti più pettorali, però, vedo, Tenderini. A te, questo sarà il bianco. Principio di Zinna. Vabbè, detto questo, sì. Quindi la quadarella... È la quarta medaglia, no? È la quarta medaglia, insomma. Perché poi non abbiamo... Aspetta, Martinenghi non abbiamo detto che non va, eh? Ah, no, eh? Ho detto che è difficile perché sono in tanti. Ma però un pensierino lei a loro ce lo farebbe, perché non si sa mai in finale come si metta. Allora, cinese permettendo... Lui, ci sono tre che hanno fatto già 57, lui è quello che c'ha 58. Sono gli altri che dovrebbero andare più piano rispetto a lui, giusto? Certo, questo per è vero. Lui già, se prende una medaglia di qualsiasi colore, ha fatto il suo. Ecco, e quindi, dopodiché, parlando di rana e raniste, c'è una grande incompiuta a Tokyo, sempre aspettata, perché lei ha fatto il record del mondo su 50, poi si è reinventata. Perché non è facile, lei mi insegna a passare dai 50 ai 100. L'ha pilato, che è la grande attesa, no? La grande attesa. Vabbè, ma intanto è una ragazza, insomma, primatista del mondo, campionessa del mondo. Di 50, no? Sì. Deve mettere un attimo il fiocchetto sulla sua carriera, e questo credo che sia l'occasione giusta per poterlo fare, anche se anche qui la concorrenza può arrivare
da prima a quarta quinta, non è che non ci sono cinque punti. No, quindi è una gara aperta, ma è molto aperta. Bisogna sgasare, come dire. È molto aperta, direttore. Quindi poi c'è un razzo. Può andare a medaglia. Può andare a medaglia. Esatto. Attenzione, se ne parla poco. Sì. O quantomeno se ne sente nominare, ma il buon Razzetti, perché Razzetti potrebbe essere il sorpresone dei quoti di Tenderino. Eccola, anche perché lei è della materia, no? Allora, perché lei è della materia. Sui 400 miss, allora, intanto questa sarà l'Olimpiadi del fenomeno francese, purtroppo è francese, però. Come si chiama? Marchand. E sarà l'Olimpiadi sua, purtroppo è francese, ma sarà così. Per me lui ha delle buone chance. Non mi dica due delfino o quattro misti, Però per una medaglia ne esce. Lei la sente? Se la punta? Per me sto ragazzo se lo meriterebbe. Se la punta sul ginocchio? Le gare più difficili del panorama natatorio, per cui una medaglia se la meriterebbe proprio. Poi ci sono le staffette. Ah, attenzione, perché questa sera noi andiamo a vederci la 4%, che ha avuto così un po' di Secondo me hanno girato tutti col freno a mano tirato, direttore. Però abbiamo rischiato magari di Gressa l'ha fatto 48,2, sotto 40, sotto 48 ci sono andati in 4-5, per cui però arriva Cecon. Arriva Ceccone e arriva Miressi, quindi i due che... Ma Ceccone, secondo lei, sì, se lo mettessimo magari la prossima Olimpiade, fare anche i 100 stile e i due misti... Basta che decide quello che vuol fare. Lui può fare tutto. Certo, può fare tutto. Cioè, mi dica che non può fare sto ragazzo. Il Phelps all'italiana? Sì, però si è limitato adesso a due gare. Ecco, comunque parteciperà anche, presumiamo, anche alla 4%... Mista, no? E anche quella è un'altra gara. Però la mista, purtroppo, direttore, non mi faccia. Dica. È farfalla. No, ma lei noti che. Ah, farfalla, scusa. No, sa perché? Perché nei canali Rai, sì, oggi è comparso 100 farfalle. Perché la Scott. Come si chiama? Scott di Carlo. Sì. Ha messo la manina un po' così, perché il VAR. Sì. L'ha squalificata, ma la mano sotto sopra, è comparso sotto una scritta 100 farfalla, quando i nostri amici Mecarozzi e Sacchi continuano a chiamarlo Delfino. Va bene, intanto è uguale, farfallo Delfino. È Papillon, sempre è Papillon. Il sedere fuori di portare. Papillon. È il Papillon. Comunque. Lei lo portava a sedere fuori? Guardi, gli ultimi 50 non è mai riuscito a sedere via. Ah no, non c'aveva la chiappa chiacchierata. No, l'ultimo 50 mai. Niente chiappa chiacchierata. Sì. Vabbè, ritornava. Quindi. Medaglia. La 4% la medaglia la potrebbero prendere, sì, secondo me sì. Stile. La mista no, direttore. Poi le faccio. La mista no. Come fa un delfino dove c'hai lo staffettista nostro fa 52 e l'altro vanno a 50. Vabbè. Se sto ragazzo si inventa il miracolo. Sì, e poi dopo. Basta, poi ci sarebbe la pallanuoto, ma insomma non so se lei si vuole sbilanciare sulle pallanuoto. Oddio. Anche perché sono grossi questi. Ma perché... se sbaglio proprio. No, se menano, arriva Campagna con tutta quanta quello che fanno fanno, no. Quello che fanno. E poi c'è l'Olimpiade che avverrà quella il 7 di settembre a Roma. C'è già una bella squadra di candidati alla presidenza della Federnuoto Scusi. Fermo lì! No, questo è il tema. Sì. Paolo Barelli, presidente uscente, che da ieri sera si ricandida ufficialmente, è sfidato da un altro peso massimo, da un certo Rampelli, vicepresidente della Camera, il quale nuotava a farfalla. No. Rampelli faceva i 100 stile, stava all'Imperi. Ah, l'Imperi? Sì. Ah, già era un predestinato. Era dell'Imperi. Anche a lui gli sono venuti duzzinone grandi così, l'ho visto bello tosto. Vicepresidente del Senato. È vicepresidente della Camera. Della Camera. Non sbagliamo. Vabbè, sono due pesi massimi. E poi vari ed eventuali, quindi anche lì ci sarà un... Cioè, lei medaglie? No. Non si sbilancia. Allora, direttore, ma Paolo può perdere. Paolo. Paolo può perdere. Guarda, ma Paolo può perdere. PB. Paolo Barelli può perdere. Non so chi è. Paolo, male che va a Parigia. Per lei, cui, mi è, direttore... lei mi è un barelliano, no? Perché altrimenti. Ma io non sono un barelliano, sono uno che vede. Dà dei giudizi su quello che vede. Anche perché. Paolo, da quant'è che non perde? Da una vita.
da 20 anni. Da quando anni. È che non pareggia? Da pareggia da mai. Mai. Da, quindi, però, è come il Real Madrid. È come il Real Madrid. Barelli come il Real Madrid. Ed è a Lazio come lei, peraltro. Certo, insomma, beh, voglio dire, è un bel andare. È stato il capitano della Lazio. Poi vediamo, perché dal 5 di agosto tireremo le somme e vedremo se faremo il record, perché il presidente Malagò vuole a par sua 41 medaglie per tutto quanto, mentre al nuoto vorremmo fare, secondo lei lo facciamo, battiamo Sydney 2000? No. Ah vabbè, detta così. No, seca. Tokyo 2020? No, Sydney 2000. Rosolino, quando c'era anche lei? Ma no, perché... ma aspetta, ma lei parla delle medaglie totali? Le medaglie totali, a Tokyo l'hai fatta. Ah, no, non solo, no, totale d'oro. No, d'oro. Io parlavo del totale. D'oro. Sopra 40 non ce l'hai. D'oro. Non ce l'hai sopra 40. Senta, l'ha incrociata la Pellegrini qui a nuotare? No, non nuota. No, perché lei è col CIO, no? Ah, col CIO, sì. Quello fanno la parte della Senna pulita. Ah, mica la Senna zozza. Sa com'è? Senta. E possiamo chiuderla qua, perché sì, altrimenti... io credo che abbiamo detto un paio di stupidaggini. No, perché? Se me strappano il tesserino master... Ah, sì? Io vengo a nuotare con lei. Lei che... Basta, con me sarà un po' difficile. Però comunque la posso accogliere. Okay. Mi raccomando, mi pulisca la barca, perché sì, guardi, insomma, sono condizioni. Guardi. E butti l'acqua e di... Guardi che roba. No, non si dicono parolacce. No, una roba. Porco zio. Ah, porco zio, sì, vabbè. Si può dire porco zio. Comunque, il salotto acquatico... Il salotto acquatico c'è... Tenderini c'è. Le salutiamo e ci vediamo a fine Olimpiadi. Come dice, au revoir. Au revoir. Au revoir a tous. Vive la France. Vive l'Italia. E là, les Italiens. L'Italien. E chi parla les Italiens avec les mains. Les mains. Les mains. Tu parli con le mani. Parli con le mani. Deve gesticolare. Mi deve gesticolare. E forza Paltrinieri. E forza Greg. Non lo sponsor. Ce ne frega. No, cioè, forza Greg. Ecco, forza Greg. Alla prossima con Swimbiz. Ciao.